Che cosa ti senti di aver imparato da questo corso, fino adesso? Ma da questo corso parecchio, nel senso che io gli indicatori che poi ho studiato qui con voi, tra l'altro li avevo già acquistati, messo un anno fa circa. Ho detto io qua non ci capisco niente, no? Proprio non ci capisco assolutamente nulla. E quindi non ho neanche dato peso a eventuali rinnovi o questioni annuali. E tra l'altro la cosa curiosa è che vedo dei prezzi, spesso fa la cosa opposta, nel senso che hai più magari ordini, più carichi short e vedi il mercato che comunque sale ancora. E quindi anche quello mi spiazza, dicevo, ma voglio dire, è una cosa che Così non ha senso. così non ha senso. Certo. Poi vedendo online i video di Mr. Forex ho imparato a capirli. Quindi tutte le analisi settimanali ho cominciato a segnarmele, 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 e ho detto, caspita però come sono stato pollo quella volta che ho lasciato perdere, perché se io avessi queste conoscenze ad oggi, quegli indicatori oggi li saprei leggere. E quindi da lì sono arrivato alla conoscenza del corso, perché io seguendo poi settimanalmente Mr. Forex, a volte Daniele, che faceva appunto le analisi settimanali, sono arrivato alla conoscenza del Max Mirroring e appunto ho pensato perché no, insomma è un'occasione, soldi vanno e vengono, ne ho buttati via tanti, mal che vada, adesso vado e vedo che esperienza riesco a farmi, anche perché è una cosa diversa dal solito, dal classico, e il corso insomma mi ha assolutamente dato tante informazioni in più che prima non avevo. Quindi la cosa principale è questa, perché nel momento in cui sai e sei a conoscenza di come si muovono le banche, è chiaro che hai una conoscenza tale che riesci a programmarti, almeno quello che vorrei fare io, programmare poi il mio piano di trading sapendo queste conoscenze qui. Quindi anche laddove avessi delle difficoltà, però sapendo quello che fanno le banche, che è la cosa principale poi di questo mercato, è chiaro che hai innanzitutto un'affidabilità e una sicurezza in più che prima non hai, che prima non avevo. E quindi prima magari entravi in una posizione al rialzo o ribasso, se non ti andava bene eri lì volando senza paracadute. E quindi facendo tante piccole accortezze, secondo me è un corso che ti può dare tantissimo. Ovviamente c'è da metterlo in pratica, da oliarlo bene, però secondo me la cosa poi più bella di questo corso, che nessuno poi probabilmente ti potrà dare in tanti altri lavori al tempo, perché secondo me qui ti investi tanto il tuo tempo libero in più, perché con questo indicatore secondo me quello che vorrei fare io è non stare tutto il giorno davanti al computer perché mi sono stancato praticamente, ma è quello di passarne poco, magari in tranquillità, e di prendere delle decisioni, magari guadagnare anche meno, che ne so, perché magari facendo scalping puoi guadagnare di più, però hai molto più tempo libero, poi magari in quel tempo libero lo investi in un altro modo, lo investi ma anche facendo altri business, altri affari al limite, Bravo. voglio dire, no? E Esatto. quindi la cosa importante è quella, che nessuno ti può dare in tanti altri lavori, perché o lavori o non fai nulla, in questo caso guadagni tanto tempo, e quindi questa è la cosa che più mi è piaciuta, perché non sono venuto qua dicendo da lunedì arrivo, mi faccio il mazzo tanto, faccio 4-5 ore al giorno, cioè non lo voglio più fare, voglio dire, no? Ma non perché non sia, non perché non rispetto chi lo fa, ma perché Come in dicevi altre tu? cose, ma nel tempo stesso avendo degli investimenti sotto, Certo, sei tranquillo, che ti voglio dire, sostengono, che ti chiaro. sostengono. Esatto. E la Quindi, cosa bella di questo. cosa farai da lunedì? Ma da lunedì sicuramente innanzitutto confrontarsi con altre persone che hanno fatto il corso secondo me è molto utile. In E poi chat, nella in chat, chat. esatto, ti arrivano tante informazioni in più. Quindi questa è la cosa principale. E poi sicuramente anche tante informazioni, tante analisi in più che magari prima dai per scontato, oggi vedendo un attimino anche il corso, insomma quello che ho visto tra i vari indicatori, è chiaro che ci dai un'importanza maggiore, no? Perché è facile, tu segui un corso, ti danno i vari stop, le varie tecniche. E poi dal lunedì magari segui il video ogni sera con supporti, con resistenze, con pattern, che li impari in pochissimi, non ti serve neanche un corso di 2 giorni, probabilmente 2 ore hai imparato tutto quanto, no?
Invece capire un attimino i movimenti delle banche e agire di conseguenza, secondo me è una cosa che ripeto, da lunedì poi riuscirò anche a mettere in pratica. Quindi dipende se una persona vuole avere qualcosa in più dalla vita. Una persona che vuole cambiare il suo modo di fare trading e vuole avere più tempo per sé. Quindi avendo più tempo per sé, magari avendo anche più guadagni. Cioè la cosa fantastica è questa, secondo me. E poi la sicurezza, perché ovviamente la banca, non stiamo parlando di un privato, no? Stiamo parlando di una banca, quindi di grandi interessi bancari. È difficile che una banca vada contro i propri interessi. E quindi diciamo che se uno riesce ad amministrare bene il proprio trading, riesce a fare, secondo me, molto bene. Poi hai un anno di tempo per apprendere ulteriori cose. Con la chat, dici? Sì, con la chat, con i vari pareri che si intrecciano, no? Esatto. Perché anche qui magari ci sono tante persone che notano, vedono alcune cose, e ci si confronta, si vede insomma chi ha un'idea, chi ce n'ha un'altra, e poi si raggruppano, si mettono insieme. Ognuno avrà la propria idea, ognuno avrà il proprio stile, lo metterà a disposizione dell'altro, e quindi sarà tutto un contorno che secondo me sarà molto utile, molto, molto produttivo, ecco. Quindi determina, secondo me, un miglior modo di vivere una professione a livello imprenditoriale, ma non imprenditoriale stressante, imprenditoriale nel modo giusto. Ti abbiamo pagato per dire queste cose? Beh, mi avete pagato molto profondamente. No, assolutamente non. Cioè, non mi avete pagato. Quanto hai pagato? Ha pagato una bella cifra, però secondo me, ripeto, alla fine se uno conta le tante perdite che hanno determinato nel corso degli anni, investe i soldi in modo giusto, perché qui non si tratta di, secondo me, investire i propri soldi, i soldi li ho persi, qui si tratta di investire i propri soldi e poi nel corso dell'anno, secondo me, basta che ascolti qualche buono consiglio, comunque sia quei soldi che hai investito, mal che vada ti ritorna. Certo. E quindi uno, voglio dire, fa un investimento a riscatto, no? Oggi lo faccio, dopo lo riscatto. Cosa che magari in tanti altri corsi che costano meno, o magari tanti ebook che trovi, tanti indicatori, non riesce ad avere.